La carenza del personale di assistenza negli ospedali della Campania, ormai cronica ovunque, non fa eccezione Piedimonte Matese, dove è sempre più impellente l'esigenza di personale sociosanitario. Nemmeno il Covid evidentemente ha insegnato nulla, e così se allora gli infermieri, medici e operatori sanitari erano eroi, oggi è tutto finito nel dimenticatoio, ma restano i problemi quotidiani per i pazienti e il personale in prima linea, costretto a lavorare male e il doppio. I sindacati non ci stanno e scrivono, anzi riscrivono al direttore generale dell'ASL Caserta chiedendo l'assunzione a tempo indeterminato degli operatori sociosanitari. Ecco, che cosa ha fatto la FIAS? Cosa chiede soprattutto? Sì, ma ha ribadito una richiesta, ha sottolineato una richiesta che fa da tempo. Ovviamente l'implementazione di procedure concorsuali o comunque di assunzione e soprattutto di regolamentazione dei contratti in essere, di personale di supporto, di OSS, perché ovviamente anche il percorso di pensionamento che ha subito tutto il comparto comprende anche gli OSS, quindi ovviamente la carenza già cronica precedente ha investito in maniera massiva anche il personale ausiliario, che è fondamentale nelle cure assistenziali in ospedale. Quindi perdere queste figure o comunque avere un personale molto ridotto scade la qualità dei servizi sanitari sicuramente. Anche perché la carenza di infermieri esiste comunque. Esiste, ma è prerogativa di questa cosa, cioè nel senso che la carenza di infermieri, ma anche di medici, cioè ormai soprattutto negli ospedali di periferia e nello particolare in ospedale di Piedimonte è cronica proprio, cioè, ed è gravissima, perché non si riesce poi a supportare il servizio, perché poi anche i medici, gli infermieri, i turni che sono massacranti, il lavoro che comunque diventa sempre più pesante perché la richiesta al servizio sanitario è sempre più pressante, e ovviamente ci rientra anche il personale sanitario che in questo svolge un ruolo fondamentale. Grosso modo si riesce a fare una stima del numero, quante ne mancherebbero? Il numero è esorbitante, perché si dovrebbe rifare praticamente il calcolo di tutto quello che è l'esigenza, a seconda anche della nuova visione che c'è dell'assistenza sanitaria e dei percorsi ospedale-territorio, perché non ci dimentichiamo che questa è una figura come le anche altre che sono carenti oltre che negli ospedali anche sui territori, e che non è una figura secondaria che non può essere implementata sul territorio, anzi anche il territorio ha bisogno di tutto il piano di assistenza tra medici, infermieri, specialisti, dirigenze. Anche alla luce di quello che è successo col Covid. Anche alla luce di quello, ma soprattutto alla luce di quello che è successo col Covid, che ha messo in evidenza quanto sia fondamentale il discorso.